Le dimissioni del Papa hanno colto di sorpresa molti in Vaticano, direi sostanzialmente tutti, e soprattutto perché adesso si apre, diciamo, un problema non secondario, cioè queste dimissioni sono sostanzialmente un precedente nei confronti del quale il futuro pontefice, colui che verrà eletto, dovrà in qualche modo misurarsi. E tant'è che da più parti si sta in qualche modo avanzando l'ipotesi che nei 3 giorni che precedono il conclave, nei 3 giorni in cui i cardinali si riuniscono nelle meditazioni, nelle riflessioni appunto che precedono la loro entrata in conclave, il grande tema che dovranno affrontare non sarà tanto il tema dell'anno della fede o come fu nel conclave del 2005, i temi sollevati dallo stesso Ratzinger del relativismo etico, insomma le sfide più alte che la Chiesa del domani deve affrontare, ma saranno proprio le dimissioni in sé, cioè cosa farà il futuro Papa in merito? Accetterà di essere eletto pur senza, come dire, accettando di rimanere per tutta la sua vita in sella alla Chiesa, oppure in qualche modo metterà agli atti che queste dimissioni sono sostanzialmente legge? Questo è il tema che si prevede in qualche modo possa precedere l'inizio del conclave, un tema non da poco e sul quale ci sarà probabilmente un dibattito anche molto aperto, perché ancora oggi, oltre alla sorpresa dentro il Vaticano per le dimissioni appunto inaspettate, è vivo, molto vivo il dibattito.